Mamma Timito, Laio non fa così. Laio non insulta i suoi amici, lo fa per scherzare. Ha 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 ha, fermo lì. Oggi Matti vi spiega un po' la situazione, perché oggi ragazzi toccheremo un tasto dolente. Quindi ragazzi, buona visione e mi raccomando, seguite tutto il video per rimanere aggiornati e sintonizzati su quello che sta succedendo in YouTube Italia. Buona visione. Ragazzi, bene, 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 bene. Allora, sappiamo tutti che Lion, ma lo sappiamo per certo, che Lion durante i suoi video o durante anche le sue live prende in giro i suoi amici, di cui Anna, Chico e tutto il resto. Allora, oggi vorrei parlarvi proprio di questo. Allora, perché li prendi in giro, ragazzi? Che c'è di gusto? Ma è normale? Perché non gli vuole bene i suoi amici? Ora vi spiego il motivo. Ora, ragazzi, veramente capirete tutto. Allora, Lion praticamente sappiamo che è uno YouTuber veramente molto, diciamo, egocentrico. Praticamente lui tende comunque molto a offendere, ma non è tanto più un'offesa. È più che altro una specie di offesa gioco, tra virgolette, perché comunque lui non è che offende, tra virgolette. Lui offende in modo giocoso, per dire. Lui comunque è una persona molto brava perché non andrebbe mai a insultare una persona e soprattutto un suo amico così a caso. Poi perché comunque anche perché quello che lui tratta sono veramente solamente dei giochi. Vabbè ragazzi, mi raccomando, in questo canale imparerete dei termini nuovi, quindi mi raccomando iscrivetevi perché è molto importante. Come ho detto nell'ultimo video ragazzi, solamente il 3% che guarda questi video è iscritta, invece il 97% se ne frega, li guarda e va via. No ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi perché è molto importante. E vabbè, in questo video me la sto prendendo un po' alla larga perché comunque intanto vorrei augurarvi a tutti voi buona Pasqua perché è il momento che uscirà questo video qui. Sarà il giorno di Pasqua, quindi mi raccomando, passatelo con le vostre famiglie e divertitevi senza fare tanti casini. Allora, anche perché vi ho portato questa perla di video. Che non so quando lo vedrete, però comunque sarà veramente bellissimo e soprattutto è bellissimo chi lo guarda. Quindi ragazzi, mi raccomando, tu che stai guardando, tu che sei comunque bellissimo o anche che sei comunque bellissima, mi raccomando, lascia un bel like e iscriviti a questo canale perché diciamo mi faresti un enorme favore. Anche diciamo non è obbligatorio, ragazzi. Ok, continuiamo con il discorso. Praticamente Lion non è che offende in modo veramente cattivo, però ci sono in certi punti, in certi video, ragazzi, che veramente, cioè, mi vengono persino i brividi da quante ne sento. Cioè, veramente, ne sento veramente di tutti i colori, quindi è una cosa veramente, secondo me, non da fare. Anche perché, ragazzi, Lion è seguito, certo, da anche un pubblico veramente molto giovane. Però, ragazzi, sono veramente parole che non so, sarebbero neanche da dire, veramente. Perché comunque dopo i ragazzi magari imparano, i ragazzi magari dopo li seguono e dopo vengono fuori queste cose. Allora, io sono comunque dalla parte che comunque è normale, perché comunque ci sta che uno youtuber parla di queste cose, che uno youtuber si comporti così, perché io non voglio assolutamente vedere una community di me contro te, qui, magari qui solo nei commenti o anche nei commenti, nei video di Lion o nei video di YouTube Italia, perché veramente succede il patatrac, perché esplodo, perché... No, beh, questo video sta andando veramente, sta degenerando moltissimo. Va bene, ragazzi, avete capito? Avete capito, ragazzi, che praticamente Lion, certo, è normale comunque insultarsi, è normale comunque, tra virgolette, perché comunque non è mai normale. Però, diciamo, quel prendere in giro, quello stuzzi, proprio quello stuzzicare che veramente... però ragazzi no, perché comunque secondo me non è una roba veramente bella, secondo me questa cosa è un po' da migliorare, certo adesso non possiamo andare sotto nei video di Lion a dire
Ma guarda che Matti ti ha detto che insulti i suoi amici. No, fermi, perché comunque Lion è bravo in quello che fa. Niente, dai ragazzi, detto questo, vi ricordo un'altra volta, perché comunque insisto veramente tanto, scusate ragazzi, oggi va così, vi voglio bene comunque, e di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like e di attivare anche la campanellina, perché veramente è molto importante, che quella è molto lì, è lì che tra virgolette non fa niente, lì che non la vede nessuno, perché in piccolino, ragazzi, mi raccomando, cliccateci, cliccateci, cliccateci. Bene ragazzi, che dire, in conclusione, tiriamo le somme. Tirando le somme, ragazzi, Lion fa video divertenti. È proprio questo il motivo, è proprio questo il motivo perché lui parla male dei suoi amici, è proprio questo perché lui si sente comunque parlare di queste cose. Perché comunque Lion, lo conosciamo, Lion è fatto così. Certo, mi è sceso pure il tono di voce perché ora sto parlando veramente seriamente. Ragazzi, Lion è una persona, diciamo, è molto, che parla molto con i suoi amici, che li sente, e comunque anche con i suoi amici noi li vediamo solamente nei videogiochi, però comunque lui ha anche una vita sociale, ha una vita al di fuori di YouTube, che questi amici comunque li vede e comunque ci trascorre veramente molto tempo, ma di persona proprio davanti, in faccia a faccia. Noi ragazzi siamo qui a commentare, però comunque io sto parlando solamente del personaggio che è Lion, non di quello che è nella vita reale. A me quello che comunque fa nella vita reale, io non voglio metterci bocca, perché comunque lì assolutamente io so che comunque è una brava persona, perché comunque ho anche molti contatti che comunque l'hanno incontrato, e penso comunque anche di incontrarlo anch'io quando farà qualcosa di importante, però con i tempi che corrono ora non credo, però comunque più avanti comunque mi farò almeno fare una foto con lui. Sempre se volete ragazzi, se volete che il vostro Mattimito faccia una bella foto con il nostro Lion. E niente ragazzi, secondo me allora questa era praticamente il mio punto di vista, questo era di come la penso io, come la pensate anche voi, perché vorrei sapere anche la vostra, vorrei sapere anche la vostra ragazzi, che sono i commenti, se siete d'accordo che Lion sgridi tra virgolette i suoi amici, che comunque i suoi amici li prendono in giro. Ditemi ragazzi, mi raccomando, sempre qui sono i commenti, perché sono veramente molto importanti, io li leggo uno ad uno e comunque cerco anche di lasciarvi un bel cuore a tutti, se vi ricordo bene ragazzi. Grazie per la visione di questo video. Sì, certo, sono partito un po' veramente con il tono allegro e adesso mi ritrovate con il tono un po' così, però va bene, ho due personalità ragazzi. Niente ragazzi, e niente, vi auguro ancora buona Pasqua e buona visione nei prossimi miei video. Ciao ragazzi.